Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm here inside the Vatican City. So because there's an activity and this is what you call the audience with the Pope. So I'm so lucky today because even I don't buy the ticket or I don't have the ticket in my hand, the guard allows me to enter. So it is a very nice day today because this is also my first time entering in this area. So even my 17 years in Rome, I never been here. So that's why today I'm so lucky and I'm so contented to witness this activity. And this is what you call audience with the Pope. So stick to me and let's witness this together. Everybody is waiting and a few minutes the Pope will be coming out to talk and to give some message to the audience. This is a very nice place. I'm so amazed my first time to see this. Because as what I said, in my 17 years in Rome, I never been here, only the Vatican Church. Everybody is patiently waiting the Pope, and I am one of them. Thank you.
missionarie dell'apostolato cattolico Vallorbine, suore ospedaliere della Misericordia, dall'Italia, Società Virtus di Bologna, Società Olympus di Roma, Società Anguillara Calcio di Anguillara Sabazia, Gruppo Avis Provinciale di Reggio Calabria, Centro Diurno di Aggregazione per la Longevità Attiva di Pescara. Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Di sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Parola del Signore. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to send her away quietly. The Gospel of the Lord. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. Oggi vorrei approfondire il suo essere giusto e promesso sposo di Maria e dare così un messaggio a tutti i fidanzati. Ci invita a prepararci a Natale, accogliendo senza timore Gesù Cristo che viene in mezzo a noi. Se gli spalanchiamo la porta della vita, tutto acquista una luce nuova e la famiglia, il lavoro, il dolore, la salute, l'amicizia e così altre diventano altrettante occasioni per scoprire la sua consolante presenza, la presenza di Gesù nella nostra vita, la presenza di Emanuele, Dio che viene, che vuol dire Dio con noi e per testimoniare questa sua presenza agli altri. Prepariamoci così allargando il cuore per il Natale. Grazie.
Evangelio nostro in nomine Domini. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. The Mass of the Pope has ended. So I'm so happy to attend this activity. Maybe the Pope will walk at the aisles. I hope. I hope you walk at the aisle. No. So sana maglakad siya dito sa aisle para makuha na ng picture. Yan, bababa na siya. Pope is walking down. He will walk in the aisle. Wow. Thank you.
the Pope is coming nearer. He's coming. Today is my lucky day. Finally, I will see him very close. Oh, I'm so happy. So I hope I'll shake his hands. Finally, I see Pope very close, so I almost cry when I see face to face. Francesco, voglio bene!
Thank you so much. So after 3 hours waiting for the program of the Pope, so luckily in him very close. So thank you so much.